Max Pescatori, il pirata due volte campione del mondo di poker, capitano del GD Team. Intanto la tua opinione sull'arrivo del cash game? Beh, finalmente il cash game è arrivato, era tanto tempo che stava per arrivare, noi lo aspettavamo, finalmente c'è e penso che già dai primi giorni si veda che avrà un grandissimo successo, perché è un modo diverso di giocare, è sempre hold'em, è sempre anche gli altri giochi, ma il bello che c'è del cash game, intanto uno può sedersi e alzarsi quando vuole, quindi se tu hai un quarto d'ora di tempo per giocare in un certo determinato periodo, tu puoi farlo, non devi per forza giocare un torneo che dura X tempo, quindi quella è una cosa positiva. L'altra cosa positiva è che le swing nei soldi sono inferiori, perché generalmente un giorno si vince, un giorno si perde, cosa che nei tornei spesso si perde, poi si fa magari l'impennata vincendo un torneo, quindi due cose positive. Sono contento di avere anche questo nell'offerta di GD, e quindi è bello essere in Italia adesso, in questo momento siamo proprio tutto legale, chissà, poi magari anche i circoli apriranno eventualmente. E tre requisiti per giocare bene al cash game? Facciamo tre requisiti. Allora, uno, restare calmi, perché tanto non è che uno deve vincere tutto in una partita, al contrario del torneo che uno deve vincere tutte le chips che ci sono in gioco. Qua basta avere il 10% in più alla fine della serata e hai vinto, dipende da quello che metti davanti, comunque hai vinto. Quella è la prima cosa. La seconda, ovviamente, è non mettere troppo, che è più una regola, ma non mettere troppo di quello che uno ha di bankroll, quindi di soldi a disposizione per giocare a poker in un giorno in gioco, cioè cerca di fare il 3-5% massimo di perdita in un giorno di tutto quello che uno ha a disposizione per il poker. La terza, davvero. Una cosa che magari ho già detto, alzarsi quando si sta perdendo ma restare seduti mentre si sta vincendo, perché un giocatore naturalmente gioca meglio quando sta vincendo, quindi non aver paura dopo magari una brutta sessione di prendere e giocare tra qualche ora o anche il giorno dopo. E l'ultima cosa, un'opinione su questi high stakes? Beh, è bello intanto ritrovare diversi amici, perché spesso nei tornei non trovi tutti i giocatori più forti. Qua davvero questo high stakes che stiamo facendo, ci sono dei giocatori incredibili tutti assieme, è bello vedere le differenti tecniche, anche qua c'è quello più aggressivo, quello più tranquillo, quello che mira a fare tre volte quello che ha messo davanti, invece quello che mira solo a fare un profitto. Nessuno ha una ragione o un torto, è un modo di giocare e insomma è bello il cash game, perché uno rischia quanto vuole più o meno, e quindi qua poi con tante teste super intelligenti e con esperienza è ancora più bello, perché si vedono delle giocate strane, belle, ed è un grande spettacolo per il pubblico e per noi che lo stiamo giocando e vivendo. Allora, ho bleffato, avrei ancora un'altra cosa da chiederti: come puoi descrivere i tuoi compagni di gioco, i giocatori che sono a questo tavolo, in una parola? Grandi, cioè sono davvero grandi giocatori questi che abbiamo al tavolo, soprattutto confronto altre volte che magari c'era qualcuno che volevamo, spesso dei giocatori nuovi per creare la differenza tra un amatore, che ci sarà tra l'altro nella seconda sessione, in questa invece sono davvero tutti professionisti, tutti forti, e quindi è una gran bella partita, quindi grandi è forse la cosa che posso dire dei miei avversari.